siamo ormai alla fine di questo 2018, che è stato felice per taluni, meno felice per altri, ma siamo alla fine. Oggi è il 31 di dicembre, ultimo giorno di questo anno, e tutti siamo e sono in attesa della mezzanotte, il momento in cui scoccherà quel secondo fatale che darà vita al nuovo anno, al 2019. Noi abbiamo inteso con queste interviste, con le prossime interviste che ascolterete e che vedrete, abbiamo inteso lanciare un augurio di felicità, di serenità a tutti i nostri telespettatori e non solo. Un augurio che il 2019 sia migliore di un piccolo passo, non molto. Abbiamo ascoltato anche le lamentele di persone in difficoltà, qualche ragazzo, qualche donna. Abbiamo inteso rappresentare un poco tutte le realtà e anche quelle serene e felici. Capodanno 2019, auguri a tutti, buon anno, buon 2019 e guardiamo avanti, lasciamo stare il passato. Buon anno e felicità, come dicevo, e serenità per tutti. Di Pungitopo. Senta, il Capodanno dove lo passa? A casa con mio marito che amo tanto. E questa è una vera e propria bella dichiarazione d'amore. L'amore deve stare sempre innanzi a tutto. L'anno, il 2019, per tutti deve essere illuminato dall'amore. E vogliamo fare gli auguri a quanti ci stanno ascoltando e vedendo? Pensate che l'amore è meglio del denaro. Auguri a tutti italiano, bellissima Italia. Tutto, molte persone bene, anche adesso auguri 2019, tutto italiano, anche tutto mio paesano, Bangladesh, tutto il mondo. Io lancio un messaggio ai giovani d'oggi di avere più fiducia in se stessi, un po' più di autostima, però quello che manca. Vabbè, però ci manca l'autostima in Italia, ci manca l'autostima in Italia. Devi sorridere. Io penso che dobbiamo sorridere perché di drammi ne abbiamo tutti. Dai più grandi ai più piccoli, però credo allo stesso punto che il giovane che di ventenne la forza. O studia o deve andare a cercare lavoro all'estero, perché è la verità. Sono cose che mi toccano profondamente. Che vi colpiscono, anche a me colpisce parecchie vicende nocerine, parecchie vicende nel campano, però non va bene. Però adesso sorridi. Vabbè, ci auguriamo un buon anno a tutti. Famiglia, alternando ovviamente la famiglia di lui con la famiglia di lei, in particolar modo con la mia famiglia, della mia buonanima moglie, ma è normale che ci sia praticamente questo rincontro di queste vacanze, di queste festività. Lanceremo. Certamente, si vede da entrambe le parti, da entrambe le parti si vede, si vede. Certamente, come mi ha detto il mio amico, in famiglia, la cosa più importante, per rinsaldare dei rapporti. Vogliamo fare gli auguri a tutti. Ci mancherebbe, a tutti gli amici di Telenuova, tanti auguri di buon anno. Buon anno. Buon anno agli amici nocerini, agli amici paganesi e a questa emittente che praticamente si prodiga per tutto l'agro. È sempre dalla sua circa, è quasi centenario, come ho detto già l'altra volta. E magari l'altro anno faremo il centenario se tutto va bene. E noi ci saremo. Sicuramente. Che mangerai stasera? E mangeremo le solite cose, pesce, baccalà. Solito baccalà e i broccoli e poi un po' di broccoli e domani sì, dai, io aspetto stasera per mangiarli. Va bene, allora buon appetito, buon anno a tutti. Che buon anno. Cosa mangerai stasera oltre agli spaghetti? Che mangerà lui. Volete fare gli auguri a qualche amico vostro? Auguriamo buon Natale e buon anno a tutti quanti, dai. Anticipate il cenone. Eh sì, mangiamo presto noi, facciamo una colazione e pranzo insieme. Abbondante. Sì, sì. Dove trascorri la notte? In realtà con la famiglia a casa. Lui chi è, scusa? Lui è il mio fidanzato. Non l'avevo capito. Sarete insieme stasera? Sì. Vi volete scambiare gli auguri? Va bene. Auguri per tutti stasera? No, per domani. Per domani? Con sì. Chi passerà la notte? Con la mia famiglia. Vuole i miei, fare gli miei auguri a chi ci sta guardando? Auguri a tutti gli abitanti di Nocera. Non solo. E non solo. E buone tagliatelle. Grazie a te. Ciao. Buon... Thank you.
Thank you.